Ave a tutti miei legionari, bentornati sul mio canale. Oggi giocheremo a Skyrim 5. Andiamo subito a fare una nuova partita. È un giochino un po' vecchiotto, però a noi non frega nulla. Non ci frega nulla, anche perché ho preso da poco la Special Edition. Non che non ho mai giocato a questo giochino, ma comunque ho giocato sulla PlayStation 3 e volevo vedere com'era questa nuova Special Edition. Anche se ha un po' di tempo, sarà uscita da meno di un annetto, e voglio vedere insomma com'è, e allora lo andiamo a vedere insieme. Questo è il prologo, ve lo lascio così almeno sentite tutto quello che dice. Siamo su un carro di prigionieri, davanti a altri prigionieri. Ehi tu, finalmente hai aperto gli occhi. I cazzi tuoi. Stavi cercando di attraversare il confine, vero? Anche noi siamo finiti dritti in quell'imboscata imperiale, proprio come lui. Annatimanto della tempesta. A Skyrim andava tutto bene prima del vostro arrivo. Nell'impero regnavano pace e tranquillità. Se non ti stavano alle costole, avrei potuto rubare quel cavallo ed essere già a metà strada per Hammerfell. Ehi tu, noi non dovremmo essere qui. L'impero vuole questi manto della tempesta. Ormai siamo tutti fratelli e sorelle in catene. Silenzio là dietro! E lui che problema ha, eh? Tieni a freno la lingua. Stai parlando di Ulfric, manto della tempesta. Il legittimo re dei re. Ulfric, lo Jarl di Winden. Sei il capo della ribellione. Ma se ti hanno catturato... Oh, dai, dove ci stanno portando? Non so dove stiamo andando, ma Sovngarde ci attende. Non può essere vero. Non può! Ehi, ladro di cavalli, da quale villaggio provieni? Perché me lo chiedi? Gli ultimi pensieri di un Nord dovrebbero essere rivolti alla sua casa. Rorikstad. Io vengo da Rorikstad. Generale Tullius, signore! Il boia sta aspettando! Vediamo di concludere. Shor, Mara, Nibella, Kinare, Dakatosh, divini, aiutatemi! Guarda il governatore militare, il generale Tullius. E a quanto pare i Talmor sono con lui. E ti elfi, scommetto che c'entrano qualcosa. Certo, sto viaggio, mamma mia. Questa è Elke. Un tempo c'era una ragazza qui che mi era molto cara. Chissà se Vilod fa ancora quell'idromele dentro le bacche di Ginevra. Uffo, no? Da ragazzo le mura e le torri imperiali mi facevano sentire al sicuro. Perché ci fermiamo? Secondo te, fine del percorso. Andiamo. Non è cortese fare attendere gli dèi. No, aspettate! Non siamo ribelli! Affronta la morte con coraggio, brigante! Devi dirglielo! Non eravamo con te! Questo è un errore! Andate verso il ceppo quando diciamo il vostro nome. Uno alla volta! L'impero adora le sue stramaledette liste. Ulfric, manto della tempesta. Jarl di Windhelm. È stato un onore, Jarl Ulfric. Calof di Riverwood. Lokir di Rorikstad. No, non sono un ribelle! Non potete farmi questo! Voglio morire! Arcieri! Qualcun altro vuole discutere? Perché guardate? Ehi, tu! Vieni avanti! Soi! Chi sei? Fatti i cazzi tuoi! Allora, siccome sulla PlayStation, ragazzi, ho scelto i Nord, questa volta vorrei scegliere un'altra popolazione, sempre umana. Non voglio questo. Allora, ecco qua. Perfetto. Peli facciali. Madonna mia. Non, niente peli. Colore capelli. Oh, ecco. Io ho sempre pensato che Giulio Cesare fosse così o così. Così. Oh, allora. Fatto. R. Confermare e dare il nome al personaggio, ok. Ovviamente Gaio Giulio
Cesare. Accetta. Dai, sbrigati. Sei parecchio distante dalla città imperiale. Scribacchino. Cosa ci fai a Skyrim? Capitano, fatti cazzi cosa tuoi. Facciamo? Non è sull'elenco. Non mi importa se non è sull'elenco. Finisce sul ceppo come gli altri. C'ho gli occhi sorti. Cioè, che cazzo sta guardando? Cioè, sta lì accanto. Mi spiace. Faremo in modo che i tuoi resti ritornino a Cyrodiil. Segui il capitano, prigioniero. Certo, è una bella cresta al posto di quel cavolo di coso di ferro sopra l'elmo. Dai, va. Ulfric, manto della tempesta. Ma che l'ho fatto uguale il personaggio? Qualcuno qui a Helgen ti chiama eroe. Ma un eroe non usa un potere come quello della voce per uccidere il suo re e usurparne il trono. Tu hai scatenato questa guerra. Hai gettato Skyrim nel caos. E ora l'impero ti sconfiggerà per riportare la pace. Eccola. Non è niente. Avanti. No. Sì, generale Tullius. Amministrate loro gli ultimi riti. Raccomandiamo le vostre anime ad Aterius. Che le benedizioni degli otto divini vi accompagnino. Per amor di Talos, spa silenzio e facciamo la sale della per amor terra di? Come desideri. Coraggio, non ho tutta la mattina. I miei antenati mi sorridono benevoli, imperiali. Potete forse dire lo stesso? Eccala. Come si suol dire? Se fai così perdi la testa. Imperiali. Giustizia! Morte ai manto della tempesta! Spavaldo nella morte come in vita. Portatemi il rinnegato di Cyrodiil. Chissà cos'è. L'hai sentito? Il prossimo prigioniero, ho detto. Sul ceppo, prigioniero. E niente scherzi. Ma io dico, ma con tutti quegli altri che ci stanno a me, mi scegli? Che io neanche nella lista ero, tra l'altro. Vabbè, quindi? Ah, quella che è? Una cassetta di patate? C'è anche una testa? Eccala. Sentinelle, cosa vedete? Niente, solo un drago sulla torre. Un drago! Come? Cazzo! Una specie di potere che mi hanno dalla bocca, l'avete visto? Vai. Da questa parte avanti. Sarebbero abbiamo solo. Porca troia. Ma che sei matto? Mi ha fatto prendere in colpo, raga. Quello che sta qua è morto. Venina lo canta dall'altra parte. Salta sul tetto e continua a correre. Ma va, correre dove? Arriveremo appena possibile. Qua che c'è? Tanto non posso prendere nulla, non posso. Niente. Continua a correre, vediamo qui. Devi venire qui, ah, ecco. Ora! Stai andando alla grande, giovane! Coro. Che spadone! Ancora vivo, prigioniero! Resta vicino a me se non vuoi morire. Ah, certo. Gunnar, prenditi cura del giovane. Io devo trovare il generale Tullius e unirmi alle forze di difesa. Che gli dei ti guidino, Alba. Dai, cammina. È arrivato i men. Resta vicino alla parete. Mi sono perso. Presto, seguimi. Ma sta qua, ma che sei matto? Para, no.
ancora viva. Ma io non mi metterei lì sopra. Ma io un po' tu. Prigioniero forse lo ero, forse. Adesso non più. A quanto pare siamo gli unici superstiti. Era davvero un drago, il precursore della fine dei tempi. Quindi dobbiamo muoverci. Vieni, fammi vedere se riesco a liberarti. Chi è? Liberami, ma. Questi legacci non si taglieranno. Ecco fatto. Da un'occhiata in giro, dovrebbe esserci parecchia roba tra cui scegliere. Andiamo. Io vado a vedere se riesco a trovare qualcosa per queste bruciature. Niente. Questo me lo prendo. Prendi tutto, R. Detto ci dovrebbe essere un bel po' di roba. La spada, oh. Spada di ferro. C'è tutto. Pure la chiave. R. Meglio indossare quella corazza. Ti cazzi tuoi. Vino alto. Allora, prendo pure il vino, dato che ci sta. Ecco un'altra spada. È tutto buono, vendo tutto poi. Questo, uno straccio. Qua che c'è? Come faccio? Inventario, ecco. Armi. Ok. Armi, preso, vestiario. Elmo. Stivali leggeri. Fasce. Ah, a posto. Cibo, ok, chiavi a posto. Andiamo qui. Attenzione! Ho capito, ma questo ha rotto le palle. Maledizione, quel drago non si arrende facilmente. Cosa stai facendo? Dobbiamo andarcene. Ho capito, ma state zitto, mamma mia, che coglioni. Ti ho trovato. Chi è? Il vigore è basso, potresti essere in grado di sferrare attacchi potenti. Vabbè, bevi una pozione e attendi che stia in piedi. Okay. Posso battere. Un vecchio. Cerca. Oh, io prendo tutto. Vendo tutto. Adesso me ne frega. Vedi se riesci a trovare qualche pozione. Potrebbe esserci utile. Pozione. Questo lo prendo. Magari riesco a imparare qualcosa. Qui non c'è niente. Pozione e pozione. Cioè, no, vino. Vino alto. Il pane. Questa è tutta robaccia. Ma non c'è una. Ah, vedi? Raccogli fagiano. Raccogli. Ah no, sto premendo R. Niente al cazzo. Raccogli fagiano, raccogli coniglio. E andiamo avanti. Qua che c'è? Curami, prendi tutto. Vai. Qua che c'era? Cesta, no, non ci frega nulla. Le mele. Ah, che palla questa R. Vai, mucchio di sali. Qua. E mela rossa. Cesto. Fatto. E R. Qui tutti i sacchi vuoti. Altra. Questo, altra pozione. Ci siamo? Abbiamo finito? Sì. Da questa parte. Mamma mia, che palle. Ah, ecco, fatto. Non lascerai Helgen in vita. Sala della tortura. Direi che non ce ne fosse bisogno. Quindi? Peso, voi altri metto? Siete arrivati giusto in tempo. Questi ragazzi sembravano il maldello. Pozione minore, vai, prendi come tutto. Stavo questo che cos'è? Libro, vabbè, un cazzo di libro di merda. Prendo i loro compagni. Non
lo sai. Un drago sta attaccando Elger. Un drago? Assurdo, non dire assurdo. Cosa? Anche se ripensandoci, ho sentito degli strani rumori provenire. Ho chiuso tutto. Vieni con noi. Uscire da qui. Non hai alcuna autorità su di me. Non mi hai sentito? Ho detto proviamo a scassina potenza... questo. Come se... Allora, usa il mouse per ruotare il grimaldello, quindi W per ruotare la serratura. Più vicino al grimaldello la posizione corretta, più la serratura gira prima. Questo si spezza. Gira prima che questo si spezzi. Solo quando il grimaldello è nella posizione corretta, la serratura gira completamente e si aprirà. Vabbè, allora. A posto, io non ho fatto un cazzo. Questo chi cazzo è? Cappuccio, ma prendo tutto, vai. Questo sarà un libro di magia, certo. Sicuro. Tap, no. Inventario. Libri. Scintille. Imparato. Prendi tutto. Vai. Prendo. Prendi quello che vuoi e andiamo. Apri porta. Ah, vabbè. Vabbè, apri, va. Ah, io sono andato a caso, vabbè, dice che queste sono facili comunque. Ma andiamo, va. Andiamo, cacapalle. Non c'è via d'uscita. Ma non c'è niente. A posto. Sì. Cioè io, vabbè, ho aperto una porta a buffo. Qui qualcosa c'è, dai. Queste sono basilari, dai. Serrature, vai, livello 1. Cerca. Dove vai, Bramonte? Per l'obbligo. Dov'è l'uscita? Dammi un attimo, devo... Oh, cazzi tuoi. Spesso le gambe. Tu non sei più spesso le gambe. Mi togli i capelli, ti ho tirato a zero, cazzo. Quando cazzo arriviamo? Bene. Questo me lo prendo, eh? Arco? L'arco dov'è? Eccolo. Cazzo. Vediamo di trovare un'uscita. Frecce. Vabbè, questo valore 30. Meglio che io resti indietro. Niente, dove sta il cacapalle? Aspetta, c'è un orso qui avanti. Lo vedi? Ci riesco ad ignorarlo. Dovremmo riuscire a passare senza farci notare. Vai piano e occhio a dove metti i piedi. Oh, se vuoi tentare la fortuna, puoi prendere quest'arco. Potresti coglierlo di sorpresa. Va avanti, io ti seguo. Ma proviamoci, va, raga, proviamoci, Mica davvero, eh? Però alle spalle. Proviamolo. Evitato il campo, vero? Vediamo. Danni 19. Danni 17 questo. 10, 8. 19 la mazza di ferro, il martello di ferro. Invece questo 17 danni. 9, 19 il martello. Vado di martello. Vaffanculo, t'ammazzo la famiglia. Artiglio di orso e pelliccia di orso, vai. E non ci provo mai più. Andiamo avanti, va, cacapalle. Questa sembra essere l'uscita. Stavo iniziando a chiedermi se l'avremmo mai trovata. È arrivata l'uscita qui. Sono arrivata all'uscita. Aspetta. Oh, ancora, mo hai cagato proprio le palle, eh. La città più vicina è Riverwood. Mio zio fa il fabbro lì. Probabilmente è meglio se ci dividiamo. Potrebbe cambiare le sorti dell'intera guerra. Se vuoi aiutarci a fermare quel drago, la cosa migliore da fare è andare a Solitude e arruolarti nella legione. Vai, ridimmelo che mi deve arruolare.
ci devo pensare. Hai ragione, credo che mi unirò a voi. In questo momento la Legione è l'unica speranza per Skyrim. Ora sarà meglio muoverci. La città più vicina è Riverwood. Mio zio fa il fabbro lì. Sono sicuro che ti aiuterà. Probabilmente è meglio se ci dividiamo. Buona fortuna. Bella per te. Oggi non ce l'avrei fatta senza di te. Lo so. Da davanti sto stronzo. È meglio che ci dividiamo, poi mi rompeva il cazzo. Ma vedi i sermoni come saltano? Guarda là. Oh, un lupo. Credo di essere passato di livello. Fab, magia, nuovo livello. Allora, distruzione, recupero. Salire di livello ti fornisce un bonus a scelta di salute, magie o vigore. Ottieni anche la possibilità di scegliere un bonus speciale che puoi usare subito o conservare per il futuro. I bonus disponibili per sono evidenziati in ciascuna costellazione. Va bene. Salute o vigore? Io aumento salute, dai. Per adesso, salute. Facciamo arciera. Oh. Ok. Attenzione, gli archi infliggono il 20% di danni. Vai. Non ci servivano, esagero. Vai. Andiamo. Sì, ma che palle, c'è niente qua. Senti, ma se taglio, che succede? Sono felice che tu abbia deciso di venire con me. Siamo quasi a Riverwood. Eccolo. Adesso ho fatto bene a tagliare. Olè! Oh, ecco qua Riverwood. Te chi cazzo sei? Dobbiamo attraversare la città. Ecco qua. Qua sta. Wow. Ma tu te rendi conto Orgnar. Qui? Orgnar. Dammi una tu stanza. Sei perfetto. È tua per un giorno. Grazie. Zoccola. È difficile ignorarti. La birra sta andando a male. Ce ne serve dell'altra. Oh, poi che ci sta qua dentro? Niente, grazie. Sì, la birra sta andando a male. Oh, allora. Ah, ma non è. Per salvare qui come si fa? Sistema salva. Ah, ecco, dove capita posso salvare. Nuovo salvataggio. E niente ragazzi, detto questo io vi lascio, vi saluto e spero vi sia piaciuta questa puntata, che sarà una delle tante puntate che voglio fare di Skyrim, perché comunque la storia è molto lunga, però io ecco selezionerò le puntate man mano che andrò avanti nella storia. Spero che la puntata vi sia piaciuta, mi raccomando iscrivetevi al canale, spolliciate il video e condividete questo contenuto. Mi raccomando, state con me, non andate via. Ave a tutti ragazzi, qui Gaio Giulio Cesare, ci becchiamo alla prossima puntata.